Allora, cambiamo argomento, ci colleghiamo subito con il professor Valdemaro Marchiafava, dermatologo dell'Università di Tor Vergata di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno Roberta, buongiorno a voi, grazie dell'invito. A lei per essere in studio con noi. Allora, professore, io con lei vorrei parlare di un ritorno non proprio piacevole, se ne sta riparlando, malattie dermatologiche, e cioè l'herpes simplex. Allora, l'herpes simplex, che in genere colpisce le labbra e che volgarmente è detto la febbre, viene in periodi di maggiore stress oppure è concomitante con la stagione invernale? Allora, herpes è una parola che proviene dal greco e sta a significare serpeggiante, strisciante. Già da allora, devo dire, era una patologia che era messa in evidenza da sintomatologia un po' subdola, e cioè serpeggiante nel vero senso della parola. Ora, facciamo un punto della situazione, cioè. Resti fossili di scimmie di 60.000 anni fa hanno già messo in evidenza la presenza di questo tipo di virus. Qual è stata l'evoluzione di questo virus nel tempo, nei secoli addirittura? È stata un'evoluzione che ha permesso, voglio dire, di adattarsi questo virus sempre anche al nostro genere, cioè al genere. È stato riscontrato praticamente che l'emigrazione, no? Durante il XVIII secolo di schiavi verso il Nord America ha diffuso la malattia, come tante altre malattie sono state poi da noi, dall'America, portate qui, vedi alcune malattie se sono meglio trasmesse. Allora, classifichiamo rapidamente. L'herpes è un herpes con altri 6-7 sottogruppi di herpes. L'herpes labialis o herpes simplex è quello specifico, cioè nel senso che si è riusciti a classificarli a seconda della localizzazione della manifestazione cutanea. Per quanto riguarda l'herpes labialis, è un herpes di tipo 1. L'herpes simplex 2 è un herpes a localizzazione strettamente genitale. Dopodiché c'è l'herpes zoster varicella, che è una varicella. Dopo c'è, tra quelli conosciuti, tra quelli più evidenti, l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio. Il perché viene chiamato così, poi se mi permette lo dico. Certo. E dopodiché ci sono altri due sottotipi di herpes, cioè il citomegalovirus e il virus di Epstein-Barr, meglio conosciuto come mononucleosi. Professore, quello che prende agli occhi come si chiama? Dunque, sì, allora anche qui il più delle volte è un herpes zoster, nel vero senso della parola, pericolosissimo in quella zona, perché colpisce la cornea, avendo poi in alcune situazioni, alcune condizioni di natura immunitaria, anche il danno stesso della cornea e dello stesso occhio, cioè della visione. È una delle complicanze del herpes zoster. Se lo ricorda, professore, ne soffriva Sandra Mondaini, l'attrice che Sì. spesso girava con degli occhialoni, aveva detto appunto di soffrire di questa patologia molto Esattamente. fastidiosa, le aveva impedito anche la vista, aveva provocato un sacco di danni. Lei ne parlava appunto ma come si contrae però, professore, agli occhi? Allora, è una domanda molto interessante, cioè nel senso che oggi questa è una cosa che si sa poco, diciamo perché non è una notizia di diffusione, ma tenete presente che l'herpes virus è venuto a contatto a circa l'80% della popolazione mondiale. Sto parlando di herpes simplex di tipo 1, e cioè labiale. L'herpes genitalis è stato visto che una percentuale del 60% della popolazione mondiale ha incontrato questo virus. Come si contrae? Si contrae attraverso
contatto diretto, cioè della lesione stessa, o per quanto riguarda il labialis, oppure per quanto riguarda il genitalis, per contatto diretto delle secrezioni, poi alla fine, no? Qual è l'evoluzione? Questo virus a un certo punto deve trovare una soluzione di continuità, cioè le labbra, per esempio, che pur non visibili macroscopicamente, sono comunque microlesionate, ma non le vediamo. Queste lesioni della mucosa permettono l'ingresso di questo virus. La stessa cosa a livello genitale. Ecco perché quando un dermatologo esperto fa una diagnosi a una donna in gravidanza, attenzione, in gravidanza di un herpes genitalis, va immediatamente curato perché il pericolo della trasmissione di questo virus anche al nascituro è pari all'80%. Accidenti. Altissimo. Senta, professore, invece per tornare all'herpes labiale, quali sono i sintomi che dà? Abbiamo capito che il contagio si ottiene allora tramite anche un bacio, una persona che ha l'herpes te lo può passare. Sì, Roberta, faccio per inciso una cosa. Lei si ricorda quando in altri tempi, non moltissimo tempo fa, perché lei è giovane ovviamente, ma si parlava della malattia del bacio, no? Eh sì. La malattia del bacio è una mononucleosi. In realtà è un herpes. In realtà è un herpes. È un herpes, certamente. Ora, qual è la sintomatologia? Ecco perché i greci la chiamavano serpeggiante. Perché è una sintomatologia subdola, cioè inizialmente non dà un sintomo violento, ma si tratta di un sintomo di purente, un po' di bruciore, un po' di fastidio, che poi evolve, in che Sì. modo? Con la genera delle vescicole. Tenete presente che questo tipo di sintomatologia, i soggetti affetti da herpes simplex cronico, e anche genitali, lo cominciano ad avvertire già qualche giorno prima. Queste persone capiscono quando sta per uscire questo, quando sta per manifestare questo herpes, attraverso questa sintomatologia, come ripeto, subdola, per Ma lo una zoonosi. volta, professore, una volta che si è manifestato, uno sarà soggetto ad averlo ciclicamente rispetto a uno che invece non lo contrae mai? Cioè ritornerà questo herpes simplex? Allora, il tutto dipenderà dal suo stato immunitario, no? Allora. Perché è giustissima la sua domanda. Ci sono delle persone, per esempio, che manifestano un herpes labialis ogni mese, ogni 15 giorni, e ci sono invece delle persone che hanno avuto un herpes labialis o genitalis e lo manifestano a distanza di mesi, se non addirittura di anni, oppure senza di nuovo una manifestazione. A che cosa è dovuta questa alternanza di frequenza allo stato immunitario del soggetto. Ecco perché poi vediamo, per esempio, persone immunocompromesse, non vorrei apparire drammatico, ma le persone affette da HIV, per esempio, che sono soggetti francamente compromessi dal punto di vista immunitario, vanno incontro alla forma peggiore di herpes, cioè lo chiamo il fuoco di Sant'Antonio o herpes zoster. Certo, ma il fuoco di Sant'Antonio è vero, professore, che colpisce maggiormente gli anziani? Esattamente sì. Quando un dermatologo vede un soggetto più o meno giovane affetto da herpes zoster, si deve immediatamente insospettire che il suo apparato immunitario non è nella norma. In una persona anziana, certamente per il percorso di vita, il suo apparato immunitario è sempre compromesso. In un soggetto giovane, verosimilmente, non è compromesso. Un'altra manifestazione che espone il soggetto alla manifestazione herpetica sono gli affaticamenti, le esposizioni solari un po' mercenarie. Tenete presente che le esposizioni solari è l'immunosoppressore naturale della nostra natura. Cioè, chi si espone al sole in maniera non congrua può andare incontro a manifestazioni di natura. Senta, se ne sento notante su come guarire dall'herpes simplex.
In farmacia c'è la famosa pomatina, no, che tutti conoscono, che si applica ai primi sintomi. Però sul web girano tante sciocchezze, diciamo così. Direi di sì, e la Ecco, una di queste mettere il dentifricio, professore. ma guardi, questa è un folklore poi alla fine, perché insomma è Ecco. una cosa che ormai risale alla notte dei tempi. Il dentifricio ha quella sensazione di fresco. Il soggetto affetto da herpes, il suo primo sintomo è urente, è di bruciore. Quindi l'applicazione di questa sostanza, il dentifricio, per l'amor di Dio, non ha un effetto terapeutico, ha un effetto sintomatico sul sintomo, e cioè sul bruciore. Ecco, quindi non cura proprio niente. Ma nel modo più assoluto no. Già è difficile curare l'herpes, cioè, questo bisogna dirlo, cioè a oggi non abbiamo farmaci antivirali. Abbiamo farmaci efficacissimi che interrompono la replicazione del virus, che sono due cose completamente diverse. Ma infatti, professore, mi viene in mente che esistono le compresse di quel farmaco La che si, ciclovir, il la nome l'ha ciclovir, fatto, ecco, che si chiama così. si usa come crema, però esistono anche in compresse che vengono date quando un bambino ha la varicella aggressiva. E Sì. tra l'altro, come profilassi, io mi ricordo che lo danno anche al genitore per evitare che, perché la varicella è un conto prenderla a 5 anni, 6 anni, 7 anni, un conto è prenderla a 30, 40, 50. Sì. Diventa devastante. E quindi come profilassi si dà la ciclovir in compresse. Cioè, è giusto questa No, associazione? io Ecco. non sono assolutamente d'accordo Ecco. con questo, L'ho cioè detto prima, guardi, nel blocco precedente, uniformità di giudizio pure fra critici non c'è mai. Quindi, non è d'accordo lei su questo tipo Allora, di. io non sono d'accordo perché scientificamente è stato visto che applicare, attenzione, applicare una crema su una lesione herpetica quando la manifestazione è evidente è praticamente inutile. Ma perché? Perché il Perché? virus non è più lì, è tornato indietro. Quindi tenga presente che l'herpes virus è un virus a localizzazione nervosa. Cioè vive bene solamente se è all'interno di una mielina, cioè un filuzzo nervoso. Sì. Quando c'è la manifestazione, siamo certi che il 99% di quel virus non c'è più lì, ma è tornato indietro nel ganglio nervoso. Ok. Spiego per quelle due o tre persone che non sanno che cos'è un ganglio. Un ganglio è una stazione di treni dove arrivano tutti i tronchi nervosi e si fermano lì. È lì che è il virus. Ora, Quindi, esatto, come si cura? Io ecco, come sicura? preferisco associare Sì. sì un antivirale nelle forme ambiente, ma anche un immunomodulatore, possibilmente naturale. E li abbiamo questi immunomoduratori naturali che riescono a modulare. Scusate il giro di parole, a modulare la quantità anticorpale specifica contro il virus. Ah, naturali, naturali fatti di cosa? Che cosa c'è dentro? Il più guardi, è la lactoferrina, oramai è conosciutissima, è Ah, la famosa, famosa naturalmente sì, che che è va molto stata bene. spacciata per anticovid, invece poi è stato dimostrato da studi clinici che non è vero niente. Non è un anticovid. Ecco. Eh no, cioè non si può pensare, non si può dire che Appunto. è una sostanza che riesce a stimolare, attenzione, non in maniera imponente, la difesa del nostro organismo, ma intanto aiuta. Aiuta. Però, ecco, bisogna sempre fare attenzione laddove ce ne sia bisogno, perché se no c'è la caccia andasse a comprare la lattoferrina sotto Natale, dice così mi No, alzo, no, 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 anche perché, laddove ce ne sia bisogno. sì, e io dico sempre, no, che noi viviamo in un mondo dove quando è stato inventato il prezzemolo l'abbiamo messo dappertutto. Il Ecco. prezzemolo solo sul pesce e non su altre cose. È la stessa cosa per queste cose. Appunto.
Quindi attenzione, queste sostanze, anche se naturali, però pensate che una volta con i veleni naturali ci uccidevano le persone, quindi il naturale non vuol dire che fa bene a chiunque, se con indicazioni dallo specialista, altrimenti la lattoferrina la lasciate nello scaffale della farmacia. Esatto, permetta anche di aggiungere un fatto, Prego. anche una sostanza naturale, no? Sì. Che va, non posso dire bene perché sono fischio, abbastanza bene per il dolore erpetico, che è capsiacina. Che cos'è la capsiacina? Il peperoncino, Anch'io. ma non il peperoncino da comprare in giro, no, cioè ci sono delle sostanze. Che appunto la molecola principale che contiene il peperoncino, che è la capsiacina, vengono mescolate con dei veicoli particolari ed hanno un'azione o funzione anche anestetizzante Sì, per ma il infatti ha dolore. fatto bene a specificarlo perché io sento tante sciocchezze in giro. Una di queste, ho l'influenza. Mi prendo un sacco di peperoncino perché così mi apre le vie respiratorie e si becca la gastrite. No, Perché... viene l'ulcera, non la Anche gastrite. pure l'ulcera! Quindi, Sì. signori, attenzione con queste dicerie, mi prendo le cose che mi fanno bene, No, genuine, il no, no, peperoncino. Attenzione, il peperoncino, lo stomaco lo buca proprio, eh. appunto, Quindi, c'è sempre con molta sempre modo. parsimonia. Sai che c'è, professore? Noi andiamo di fretta, abbiamo una generazione fast food, una popolazione fast food, vogliamo tutto veloce senza fatica, no? Allora, quando c'è una patologia, intanto i bravi medici vogliono capire perché ti è venuta, come mai ti viene spesso, che cosa c'è nel tuo organismo che non funziona, terapia. Se invece noi andiamo lì in farmacia, ci ingozziamo di roba che ci viene consigliata. Otteniamo l'effetto contrario di intossicarci di quello di cui non necessitiamo. Concorda, professore? Allora, la biologia ha i suoi tempi. Per fortuna, la biologia non è stata ancora modificata dagli uomini. E E come infatti. tali, dobbiamo rispettare i suoi tempi. Non va violentata la biologia in tutti i modi che ci si inventa, perché sennò si fa male, si Brava. danneggia. Allora, professore, sa perché mi colgo l'occasione, anche se non è il suo campo, la melatonina. Adesso qualsiasi cosa prendi della melatonina. Però un microgrammo di melatonina è sufficiente se preso sempre allo stesso orario, con continuità, può ristabilire le fasi alterate di sonno-veglia. Ma io ho Sì. sentito gente, dopo una settimana non mi ha fatto effetto, ho preso 3, 4, 5, 6, 7, ma sono impazziti. Perfetto, lei è sempre acuta. Da dipendenza, cioè nel senso che può avere sia un'azione, diciamo, attenzione alla parola che sto per dire, ansiolitica, ma non è così, Sì. ma poi successivamente può essere anche un euforizzante. Ed è Ecco. per questo motivo che do ragione a lei, partono con due e arrivano a 20. Tra l'altro l'ospedale Gemelli di Roma, un medico appunto che ha ricoverato una signora che se ne prendeva 10, anche perché c'è una storia a monte. L'AIFA ha impedito le confezioni con alto dosaggio di melatonina. Perfetto, Quindi certo. uno per arrivare a un alto dosaggio se ne deve prendere 10. Un motivo ci sarà o no? Penso Ma di c'è sì, no? sempre Oh, motivo. che era tossica se presa a grandi quantità. Ma Ebbene, un può avere l'effetto paziente contrario. mi è stato raccontato da un medico specialista in neurologia che è arrivato con dei disturbi neurologici importanti perché era arrivato, dice non dormo, non dormo, non dormo, non dava alla melatonina il tempo di agire, o forse il problema suo era di altra natura. Se ne era prese 10 al giorno ed è Esatto. arrivato con dei problemi neurologici seri. Quindi, Naturalmente. signori, attenzione, perché adesso la vendono da banco, blu, verde, gialla, tutta colorata. C'è tanta Internet. pubblicità su questo farmaco, ma è un farmaco. Internet, non lo dimentichiamo. Quello poi, guardi, professore, io internet fa tanto bene, ma fa pure tanto male, eh. No, è devastante. È devastante perché adesso si sentono tutti dottori bignami in un giorno, no? Leggono due cavolate su internet, magari anche da Novax, Novex, tutta gente che va, rema contro la medicina, e fanno dei danni assurdi perché poi si sentono intelligenti, no? L'ho letto su internet.
Ma su internet il regno è una giungla dove ognuno può scrivere quello che gli pare. Purtroppo non c'è ancora una regolamentazione in merito, sebbene l'Ordine dei giornalisti ci stia provando, ma è difficilissimo mettere le paradie in questo tipo di mondo. E questo per la medicina fa dei danni enormi, Sì, enormi, enormi. certo. No, ma io aggiungo a quello che lei ha detto giustamente, ma stiamo arrivando al paradosso, anche piuttosto comune. Sì. Dottore, si fanno visitare e uno fa più o meno, cerca di farla una diagnosi più precisa e invece ti risponde, ma su internet mi dice un'altra cosa. E a quel punto diventa un problema. Cadono le braccia. Diventa un problema perché, insomma, per arrivare a essere dermatologo, a parte che la specializzazione sono 6 anni di medicina, e quant'è dermatologia? 5, Sì, professore? vanno, fino a 2 anni fa erano 5, sono diventati 4 per esigenze. Vabbè, comunque, insomma, Ma sono certo, sono 5 sempre anni, 11. sono 11 anni, no? Che uno studia. Poi Ma poi si arriva a diventare primario come lei, professore, strastudia di continuo perché c'è l'aggiornamento, le novità, cioè, tu arrivi. Stupidotta di turno, stupidotto, vai su internet e vuoi superare quello che dice un professore, ma no, ma è. via di Ma a parte metà, questo, no. che poi è qualcosa, insomma, che si riesce bene a gestire. Io sono molto preoccupato della convinzione delle persone che hanno, Sì. che la dare a uno strumento come questo, utile, ma usato a volte male, e che provano poi dei danni, cioè la prevenzione non viene fatta in questo modo. Perché Certo. se si affida, voglio dire, a informazioni che vengono date su internet, non c'è più prevenzione, non si va più dal medico. È vero, Vero. è vero. Beh, io spero che i telespettatori che sono all'ascolto di questo programma capiscano che il fai da te è Non va sempre bene. sbagliato, sempre sbagliato. Poi capisco le difficoltà di comunicazione col medico di famiglia, eccetera, eccetera, ne parliamo spesso. Però è meglio spingere, essere magari fastidiosi e chiedere una risposta al proprio medico o allo specialista, laddove il proprio medico non sia assolutamente sufficiente. Ma evitate di andare su internet e leggete le cose, ve le comprate e fate da soli. Perché una cosa aggiusta una cosa, ne sfascia un'altra. Poi il medico alla fine deve fare questo puzzle, lo deve rimettere a posto e gli fate pure perdere tempo perché magari No, avete e alla fine danneggiato. se non hai ragione, la colpa è la tua. Hai capito? Bene. Professore, io la ringrazio. Comunque l'herpes è anche questa, la soluzione c'è, però bisogna comunicare, saper subito perché è venuto, come è venuto e curarlo. Ma quanto ci mette a sparire la cicatrice sulle labbra dell'herpes? Beh, insomma, questo è dovuto a vari fattori, al colore di cute, Sì. al lavoro che fa, in primis ovviamente al suo stato immunitario, ovviamente. Però tenga presente che con herpes labialis nel giro di 5, 6, 7 giorni al massimo sparisce. Sparisce la lesione, non Ecco, l'herpes. quello oramai ce l'hai e te lo sei Esatto, beccato e quindi potrà tornare. resta latente. Esatto. Bene, professore, io la ringrazio infinitamente per questa intervista. Ringraziamo il professor Valdemaro Marchiafava, Grazie. dermatologo, Università di Tor Vergata di Roma. Grazie, professore. Grazie a voi, grazie a tutti, buon Buon fine Natale. settimana. No, ci rivediamo prima. Che fa? Ah, va Scappa, benissimo, professore. d'accordo. Grazie, Alla prossima, grazie, grazie. grazie, Arrivederci. arrivederci. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi parleremo di dati abbastanza inquietanti su quello che è lo stato d'animo degli italiani. Vedremo nello specifico perché è nato tutto questo e soprattutto quale potrebbe essere la possibile soluzione a fra poco. Grazie.